Ciao amici di Giappone a quattro mani, oggi siamo a Spotorno e vi chiederete cosa ci fate a Spotorno? Stiamo cercando un pezzo di Giappone perché oggi, primo aprile, quindi speriamo che non sia uno scherzo, nonché giorno di Pasqua, ci sarà un evento chiamato Orientizzati o Orientizzati, non sappiamo ancora bene dove sia l'accento, organizzato dal Sakura Project, tutto a tema Giappone. Quindi ci saranno dei percorsi sui tessuti, vestizione del kimono, origami e tutta un'altra serie di eventi che siamo curiosi di andare a scoprire, quindi seguiteci. Siamo un po' perplessi perché noi alle 4 puntuali siamo arrivati qua in piazza, il palco è vuoto e sono usciti fuori due o tre trampolieri che sono andati lungo la passeggiata, adesso proveremo a seguirli perché magari tracciano un percorso, questo non lo so. Pochissima gente e vediamo dove si svilupperanno le varie attività, per ora non abbiamo ancora visto niente, cerchiamoli. Tutti i violeanti, le palme, non l'ho fatto nero. Una volta che avevano appreso tutte le arti, non avevano più bisogno di calcare con il trucco, perché erano diventate delle vere opere d'arte in movimento. Allora vi racconterò di più. Arte in movimento, Sakura è come? Scusi, non ho capito, parlano un po' di giapponese. Che è di Spotorno? Ma chi dà detto che sono di Spotorno? Un bocco! Arigato, arigato, Giappone! In Italia, arigato, un pomodoro! Ah, brava! Poverina, lo sopporta ancora! Donna italiana! Tremenda! Si chiama Anami e letteralmente è proprio l'osservazione dello sbocciare della natura. Perché per noi è importante il Sakura? Ve lo dico, lo può dire anche lei stavolta. l'ho presa un po' in defiance. E questo è un simbolo molto importante perché unisce due personaggi, simbolo del Giappone, appunto la geisha e il samurai. Per la caducità della vita, perché è talmente bella come una geisha, talmente perfetto, ma purtroppo la vita del fiore di ciliegio dura pochissimo, ma qui abbiamo dei samurai che vi vogliamo presentare. Venite, venite qui vicino a noi e vi facciamo un applauso. Allora io chiedo a questi samurai, è vero che anche per voi appunto è importante il fiore del Sakura? Assolutamente sì, perché nell'arte marziale è richiesta la perfezione, la bellezza e anche la fragilità del Sakura, perché è tutto un lavoro mentale. Poi sul fatto che comunque i samurai vivevano a stretto contatto con la possibilità della morte, allora loro in ogni momento era la perfezione, quindi noi seguiamo questa via qua. Quanto è il punto? Facciamo un applauso. Ed è proprio la caducità della vita, perché appunto il fiore di ciliegio, una volta che è sbocciato, in poco tempo cade e diventa veramente straordinario osservare quello che è il pavimento, i laghi, i giardini ricoperti dai petali del Sakura. Questo è il nostro simbolo, il simbolo di Sakura Project, che oggi è venuto qui a trovarvi la giornata di Pasqua e dedicarvi un po' di tempo per farvi conoscere meglio la cultura giapponese. Ma nella cultura giapponese ci sono tantissimi altri momenti cerimoniali, come ad esempio quello del tè.
conoscete tutti il tè, immagino, no? Oh, allora, come da noi, anche in Giappone ci sono tantissimi modi di degustare il tè. Allora mi dicono tutti, ah, facciamo la cerimonia del tè. Vi dico, la cerimonia del tè in queste condizioni non è possibile, perché la cerimonia del tè è una cerimonia vera e propria ed è rigorosa nella formalità e nelle regole e soprattutto in quello che è il silenzio e l'ordine. Guardiamoci un po' intorno, non vedo né silenzio e neanche ordine e nemmeno concentrazione. Però una cosa ve la possiamo dire e possiamo raccontare, quella che è la differenza tra una tazza di tè con il tè matcha e quella che è una tazza di tè normalissima. Allora, innanzitutto vediamo gli utensili e mi farò aiutare dalla nostra cara amica Nako. Facciamole un bel applauso. Intanto avete l'opportunità di vedere questo kimono più da vicino. Allora, cara Nako, lì ci sono degli elementi. Allora, come si fa una tazza di tè in Giappone? Se parliamo di tè matcha, il tè che viene usato è questo, il tè verde. Ma com'è questo tè verde? È un'erbetta? No, è completamente in polvere. Il tè matcha è proprio una polvere e quindi c'è una grande differenza tra come noi degustiamo il tè e come lo degustano loro. Noi degustiamo soprattutto il sapore, mentre loro, polverizzata, degustano e naturalmente introducono tutti quelli che sono i principi attivi del tè matcha. Il tè matcha è un tè antichissimo, stiamo parlando dei primi anni, diciamo, dei secoli dopo Cristo, e stiamo parlando di un tè importato dalla Cina al Giappone. I giapponesi sono dei grandi miglioratori di quelli che sono le tradizioni cinesi. Il suo uso viene concentrato in quello che è un ambiente religioso. Perché questo? Perché loro al tempo scoprirono che era possibile meditare per ore, se non per giorni, solo degustando una tazza di tè matcha. Questo perché? Per l'appunto è un tè non in infusione ma in sospensione. Quali sono gli utensili che noi usiamo per preparare il tè? Naturalmente una tazza normale noi non la vogliamo in Giappone, vero? Di quale materiale è composta? Il raku, conoscete tutti il raku? Benissimo. Allora, una cosa importante per il popolo giapponese è dare sempre una grande importanza a quello che andiamo a fare. Quindi la tazza di raku ha sempre una, come dire, delle particolarità, dei segni che vogliono in qualche maniera consigliare ospitalità ed educazione a quello che è il nostro ospite. Tenetela in mano, passatevela così sentite proprio la tipologia di materiale, guardatela. Attenzione naturalmente a non farla cadere perché ha un costo veramente 500.000 euro, incomode rate. È una particolare terracotta e naturalmente ha degli smalti e qui, sporca di tè verde, abbiamo un'altra tipologia di raku più piccola e consigliata in quella che è la cerimonia del tè per soprattutto i compleanni, gli addi al nubilato, piuttosto che altre cerimonie del tè però meno formali. E quindi vedete, ci sono dei disegni stupendi all'interno della tazza. Naturalmente non poteva mancare il sakura e non potevano mancare le foglie di acero. Passatevela pure senza rubarla, se no verrete arrestati almeno per 15 anni. E come vi dicevo, ci sono degli utensili molto particolari, come questo. Chi di voi conosce l'uso? La signora, bravissima. Ha visto la cerimonia del tè a Torino. Bravi, le facciamo un applauso, che ha visto la cerimonia. Bravissima.
bravissima, bravissima. Allora, questo particolare aggeggio che cosa serve? Serve per miscelare perfettamente l'acqua calda, che non deve mai bollire, con la polvere del tè matcha. Naturalmente deve essere prima bagnato. Perché? Perché questo utensile, chiamato chasen, è fatto completamente di bambù, pertanto di fibre naturali, e per esso vive. E quindi, facendo un movimento semplice semplice prima di rotazione e poi facendo introdurre dell'aria all'interno dell'acqua e miscelando sempre in maniera più veloce, avremo la possibilità di avere una perfetta tazza di tè matcha. Detto questo, in Giappone esiste un prodotto straordinario. Non so se voi lo conoscete, magari la signora l'ha visto. Signora, guardi, cosa le dico a questo? La signora lo sa. Sono cosa? Delle balle. La signora ha detto balle. Ma signora, sì, sono delle sfere, signora. Sono delle sfere non di legno. Le sfere aperte è il fiore del tè. È un vero e proprio fiore che sboccia dopo aver rilasciato tutte le proprietà. Ma questo fiore del tè, la sua particolarità, chi vuole assaggiarlo può assaggiarlo, ce lo dite, è gratuito, però poco. Perché siamo in Liguria, qui io vengo da Roma e pertanto bisogna adattarsi agli usi e costumi del luogo. È bello perché si fa anche un po' di cabaret, non è che possiamo sempre stare qui tristi e anche troppo intellettuali, vero signora? Ecco. No, no comment, anzi no, no commento. Io ho paura in questo momento. Facciamo un applauso più forte, sennò ci picca tutti. Allora invito qui le mie ragazze, le ragazze di Sakura Project. Un bel applauso per questi straordinari kimono. Vi abbiamo portato qui dei kimono cerimoniali del Novecento. Incedere e quindi camminare con un kimono significa camminare molto piano, è un elogio alla lentezza, una meraviglia. Sakura Project da dove nasce? Innanzitutto nasce per l'amore dell'arte e, come dicevo ad alcuni poco fa alla postazione alla Casa del Turismo, il Giappone è stato già oggetto di innamoramento a fine dell'Ottocento. Infatti sicuramente tutti voi conoscerete il periodo straordinario e fecondo del giapponismo. Vedete dei kimono che naturalmente hanno come dire, delle caratteristiche peculiari, come ad esempio il dorato, l'arancio, tipico dell'estate, e poi degli altri kimono più rigorosi come quello che indosso io. Quindi vi abbiamo portato qui due tipologie di kimono diversi: il kimono furisode,
kimono che regolarmente dovrebbe essere indossato da una ragazza nubile, quindi in cerca di un fidanzato. Ed è il kimono con le maniche più lunghe e sicuramente con le fantasie e con i colori, i decori più eleganti. E poi vi abbiamo portato il Kuroto Mesode, che è quello che indosso anche io. Il Kuroto Mesode è un kimono d'altissima cerimonia. Si usa solo ed esclusivamente in presenza di persone politiche di spicco, importanti personaggi del mondo religioso buddista e naturalmente occasioni diplomatiche. Quindi una tipologia di kimono anche questa molto particolare. E come vedete ha una base scura con tutta la parte del decoro diciamo focalizzata sulla parte inferiore. Il primo che vi vado a presentare lo indossa la nostra Fujiya Alessandra, maestra di origami tra l'altro. Il kimono che indossa sopra a quello rosa è un kimono realizzato con la tecnica Shibori. Come potete vedere la seta è trattata a scaglie. E la tavolozza dei colori è una tavolozza tipica del periodo autunno-inverno. Vedete il colore bianco, il colore blu, blu molto molto come dire profondo. E poi tutto il decoro ricamato a mano dei kiku. Conoscete tutti i kiku? Che cosa sono i kiku? Sicuramente li conoscete perché i kiku sono i crisantemi. E per il Giappone i crisantemi sono i fiori imperiali, sono i fiori regali per antonomasia. Ma come vedete ci sono dei piccoli fiori bianchi a sbocciare nel blu. Questi fiori bianchi sono straordinari perché hanno un simbolo molto importante ed è il simbolo del coraggio. Sono i fiori di Ume, diremo noi i boccioli di Susina. E hanno una caratteristica, in Giappone sbocciano durante il periodo invernale, quindi quando ancora c'è la neve c'è la possibilità di vedere questi straordinari boccioli meravigliosi di Susina. Guardate che meraviglia questo kimono, sappiate che è un pezzo pregiatissimo del 1920, ma la nostra Alessandra che vedo qui ha una sorpresa, vero? Alcuni l'hanno vista prima al banco degli origami, poi naturalmente darlo a me, e sotto la nostra Alessandra indossa un kimono tipicamente estivo, il furisode estivo, con un obi straordinario. L'obi, per chi c'era prima, sa già che è la cintura, ed è una cintura damascata, questa non solo in seta ma anche i ricami e i dettagli di oro. È lunga oltre 4 metri, quindi potete immaginare che cosa significa mettersi una cintura di 4 metri agilmente, è molto difficile. Deborah ci sta facendo vedere il suo obi, guardate la meraviglia dell'obi, dei ricami d'oro sontuosi intervallati da creature del cielo, gli uccelli della fortuna. Spesso e volentieri questi uccelli della fortuna vengono rappresentati sui kimono detti uchikake delle donne dei samurai o comunque di kimono da sposa. E questi uccelli naturalmente sono portatori di fortuna, insieme ad altri motivi di decorazione come i rami d'uva piuttosto che altri animali. Il suo nome d'arte è Aichio, che significa amore eterno. Naturalmente tutti quanti stiamo osservando anche il kimono sorpresa, quindi quello che sta indossando sotto a questo furisode invernale, cioè un altro furisode estivo. Il samurai ti aiuterà, ecco, grazie. Un furisode estivo dai colori sontuosi del kiku, quindi il crisantemo è il tema fondamentale dell'obi. Naturalmente tutti quanti noi sappiamo che il colore preferito nella scelta dei kiku è proprio l'arancione. E poi abbiamo questo tripudio di sole e quindi un kimono tipicamente estivo con dei decori concentrati sulle spalle e sulla parte inferiore dedicate alla farfalla. Facciamo un applauso alla nostra Anako, però Anako vieni qui,
Che significato ha il tuo nome, Anako? Fiore di fanciulla. Grazie. E se di farfalle dobbiamo parlare, perché naturalmente noi italiani siamo legati alla cultura giapponese anche per la lirica, sicuramente conoscerete tutti Madama Butterfly. E come si chiamava Madama Butterfly? Chuchu, che significa appunto in giapponese farfalla. Ed è il nome d'arte della nostra Viviana. Un applauso. Come dicevamo, i kimono di base nera sono i Kuroto Mesode, e questi Kuroto Mesode hanno una seta pesante, una seta particolarmente invernale. Questo Kuroto Mesode è molto interessante perché ha il tema del glicine bianco e il glicine rosso, ha un interno rosso davvero straordinario. E un'altra particolarità del Kuroto Mesode ve la racconterò più tardi con la nostra Wanda. Anche qui abbiamo una sorpresa, perché abbiamo un Furisode detto del passaggio, perché il simbolo riportato qui in questo Furisode è il ponte, la simbologia del ponte, che come sappiamo è portatrice di novità. E guardate che tripudio di colori, con lobi, una meraviglia, un'armonia, gardenie, peonie che impreziosiscono tutta la lunghezza del Furisode. Guardate la sfumatura della seta, leggermente avrei verso il sole che si vede ancora di più l'oro. Ecco, molto bene, anche questo obi portato lunghissimo ci fa vedere tutti i motivi floreali, dal sakura, che naturalmente è il fiore di ciliegio, ormai l'avete imparato, a le ortensie, una vera e propria meraviglia. Grazie alla nostra Chuchu. E benissimo, ora è giunto il momento della nostra Wanda, che ci porta qui il Kuroto Mesode dell'acqua. Perché dell'acqua? Guardate la meraviglia del paesaggio che racconta questo kimono. Si parte da una collina rigogliosa di pini matsu, impreziosita dalla presenza di alcuni templi. Fino a che non finiscono, ovviamente. In esaurimento mio, non scorte. Scusate, non avete preso il biglietto? Non avete il numero? Prego, assaggiate. Ecco qua. A voi. Ma che bella questa ricetta. E poi che bella resa che hanno. Complimenti. Visto che bel colore? Verde intenso. Davvero, verde proprio. E verde non c'è basilico. Colorante. Allora, consoliamoci con questo raviolo che lo chef De Zena ha fatto, questo mix Zena e Zen, come ha detto la simpaticissima annunciatrice. Zen A. Zen A. Perché Zen A? Zena. Ah, Zen A, Zen A, che battuta. Comunque, ma sembra interessante una fusione tra un panzerotto e il matcha, quindi fritto. Il panzerotto di per sé è un panzerotto buono, il matcha non lo sento, il matcha probabilmente è solo nell'impasto, dà quindi il colore, però il matcha ha un sapore quando si mette negli impasti abbastanza delicato e quindi viene coperto da la ricotta e le verdure che ci sono dentro, quindi buono, però non sento tanto la fusione, ecco. Buono. Mi sembra dolce all'inizio, perché c'è anche un bel fritto, poi sembra un po' la bugia. Invece no. È un panzerotto. Ma alla fine non sa di niente. Eh sì, sa di ricotta e di verdura. Se non fosse fritto, non so se sarebbe più buono. Sì, probabilmente se fosse cotto normalmente ci metti poi il... Sembra un po' crudo, però... No, si mangia, buono. Però dov'è il matcha? Lo senti? No. Ah no, perché gli altri sapori coprono.
Vabbè, però. C'è uno spreco di soldi, perché il matcha costa. Ti rimane forse dopo un pochino. Ti fa la bocca buona. Cioè. Sto morendo, perché giuro che io non ho fatto riferimenti, ma Facebook, che non è scemo, si è accorto dove sono. Io quando ho messo questo stato, no, sto raggiungendo livelli di perversità mai toccati prima. Sabrina, vuoi taggare questo evento? Orientizzati, ma sono tentata. Dai, no, lo faccio. Non lo faccio. Facciamo la surprise. Ma porca miseria. Andiamo a casa, dai. Non ce la faccio.